non ci sia nulla di inevitabile nella storia. Quindi siamo giunti fin qui, ma questo non vuol dire che vi fosse una inevitabilità scritta nelle radici stesse della storia moderna, né credo che non ci sia più nulla da fare, tema che riprenderò rispondendo all'ultima domanda. Io penso invece che la storia sia una sequenza di atti liberi con cui l'umanità si realizza nel tempo. Mi piace a questo proposito ricordare quanto diceva Fichte, scrivendo che non troveremo mai nella storia se non ciò che vi abbiamo messo, cioè ciò che abbiamo fatto noi. Questo per dire che essenzialmente oggi siamo precipitati in una situazione apparentemente senza vie d'uscita, ma che deve essere invece, potremmo dire, riattivata nel senso della possibilità pensando questo fatto. E qui appunto sta l'importanza dell'idealismo tedesco e della dialettica. Bisogna ridialettizzare la realtà, cioè pensarla non come un dato di fatto bruto che sta lì, come ce la presentano i realismi che oggi tornano a rifiorire, appunto. No? I realismi che pensano la realtà senza divenire storico e che sono perciò stesso irreali. La realtà, Hegel docet, è divenire storico, aperta al futuro quindi, e non realtà data e pietrificata nello stato presente. Questo è il punto fondamentale da dire oggi. E poi, soprattutto, si tratta di comprendere come siamo arrivati a questa condizione. Perché oggi il futuro è sparito? Quello che non abbiamo detto e che è giusto richiamare. Perché il futuro non c'è più? Che fine ha fatto il futuro, come dice Marc Auger? No? Che fine ha fatto il futuro? Potremmo dire che il futuro oggi è sparito per il fatto che un capitalismo pienamente realizzato, assoluto appunto, qual è quello contemporaneo, non ha bisogno del futuro. Perché ha bisogno semplicemente dell'eterno presente riprodotto. Il capitalismo poteva aver bisogno del futuro ai tempi di Marx, per pensarsi come in evoluzione su scala globale. E da lì nasceva in maniera contraddittoria, proprio come nella borghesia nasceva una coscienza infelice borghese anticapitalistica, così in questa concezione del futuro come processo di colonizzazione del mondo da parte del capitale, nasceva dialetticamente anche un pensiero che pensava il futuro come non più capitalistico. Oggi che il capitale ha saturato il mondo in estensione, questa è la globalizzazione, e in intensità, non riusciamo più a pensare nulla se non tramite la mediazione della forma merce, debiti e crediti nelle scuole, investimenti affettivi, capitale umano e così via, non ha più bisogno del futuro. Ha bisogno solo di mantenere se stesso eternamente, ma accelerando continuamente i ritmi, perché l'economia di tempo è il segreto della società capitalistica. Per questo l'essenza del nostro presente sta in una fretta, in un'accelerazione spasmodica che è sempre però tale da riprodurre il presente stesso.